chiedo ora attenzione ai lunghi del Bari, del Taranto, di Bari, Girardi, lo stesso Prosperi è bravo a giocare di testa, Di Deo, insomma c'è una pattuglia di lunghi veramente pericolosa. Ed ecco il gol di Prosperi che salta in anticipo sul primo palo, sulla palla inattiva. 34esimo minuto, Prosperi ha saltato in anticipo. Di casa, ciao Prosperi, innanzitutto congratulazioni, capitano, migliore in campo, goleador, adesso te ne vai a pescare a Felice. E il tuo primo gol quest'anno? No, quest'anno sì, col Taranto un po' non fatti, fortunatamente, ogni tanto mi capita. Ogni tanto ti capita. Meglio nella ripresa che forse che non nel primo tempo, cioè siete andati più vicini al gol addirittura nella ripresa che non nel primo tempo. Il primo tempo abbiamo sofferto, però bisogna anche dire che questa squadra viene da 4 partite in 12 giorni. Questa è la quarta, c'erano 30 gradi, insomma, sappiamo che la Reggiana è un'ottima squadra, infatti io non mi aspettavo sinceramente facesse questo campionato, mi aspettavo un campionato in zona playoff, visto gli uomini che ne conosco un po', a nomi li conosco un po'. Partita difficile, siamo contenti perché abbiamo blindato finalmente questi playoff, ovviamente noi rammarico qui a tanto perché insomma... Posso immaginare, perché avete un punto in più della Ternana. Inutile continuare con i soliti discorsi, ma il rammarico non ce lo può togliere nessuno, almeno quello... Credo che ci sia concesso il rammarico di aver fatto un campionato incredibile. Almeno voi in campo almeno senza ombra. Nello spogliatoio il rammarico ce lo dovete concedere. Certo, va bene, ciao Prosperi, lo lascio alla televisione di. Ecco, allora abbiamo mister Dionigi. Che salutiamo ovviamente già. Ciao Davide. Allora, matematico anche il terzo posto. Sì, è un grande traguardo, è qualcosa di meraviglioso, 67 punti, no? Non mi ricordo neanche io sul campo, in un mai fatti nella storia del Taranto, abbiamo battuto tutti i record, non solo di punteggio ma anche di gol, non gol, imbattibilità. E quindi che dire, io quando ci hanno dato gli ultimi 4 punti onestamente avevo paura di uscire, perché è pesante, ma questa squadra è andata oltre ogni oltre cosa. Io onestamente adesso secondo e terzo posto non me ne frega più niente. La storia l'abbiamo già scritta, proviamo ora a entrare nella leggenda. E poi c'è un'altra classifica, no? 67 Taranto, 64 Ternana, sarebbe bastato un punto da Avellino. Voglio mettere il dito nella piaga. No, vabbè, ma a noi interessa fare vedere che agli occhi di tutti, degli addetti ai lavori, della gente, che il Taranto era stata la squadra più forte. Lo facevi un punto da Avellino domenica, no? La squadra più forte, sì, loro hanno fatto un punto col Foggia. Dobbiamo dimostrare che il Taranto è la squadra più forte, ha fatto più punti di tutti e due i gironi, quindi vanno fatti vedere, c'è poco spazio, si guardano sempre le cose negative al calcio, le cose belle non vengono mai messe in risalto. C'è da mettere in evidenza una cosa, la partita di oggi è stata un'altra partita rispetto alle ultime, dove era difficile giocarsela perché questi sono venuti con il sangue agli occhi, come si dice a Taranto. Poi hai fatto sto turnover in tribuna a Giorgino, migliore in campo, eravamo qui 3 giorni fa. Beh, Magliani, noi abbiamo fatto 4 partite in 12 giorni, 4 partite in 12 giorni abbiamo fatto 3 vittorie e un pareggio, una cosa allucinante, ma questi ragazzi hanno un cuore, dovevo alternarli, dovevo girarli, penso siano state tutte perfette le 4 partite, come alternamento dei giocatori. E insomma, la Reggiana ha fatto una partita un po' diversa da quella di tennis, sembravano avessero una rabbia particolare, però arriviamo secondi lo stesso noi sul campo e non ci arriva qualcun altro. Non c'è possibilità di rifiatare perché si va da Avellino, tu dici non me ne frega niente, secondo o terzo, però si va a fare un'altra battaglia lì, no? Sì, si va a fare una battaglia perché dobbiamo cercare il secondo posto, però io dico sono già orgoglioso di loro, la città deve essere orgogliosa di questa squadra. Ora vi vorrei dire, vorremmo arrivare in B, però penso che Gianni sarà già ricordata, tra 10 anni si parlerà ancora di questa banda di ragazzi che veramente ha onorato, penso per la prima volta dopo 20 anni, veramente la maglia del Taranto. Il pubblico ha raccolto il tuo invito, uniti fino alla fine, no? Ma sì, deve essere così, ora poi ne parleremo in settimana, perché penso che per i playoff ci vorrà un'atmosfera bella dedicata solo ai ragazzi, perché ora ne abbiamo bisogno, là, riempiamo lo stadio, stiamo lì vicino, vi hanno dato tanto, ora date tanto a loro, come siete abituati qua a Taranto, e poi Dio sarà quello che Dio vorrà. Grazie Davide, ti lascio a Franco Tosi che tra l'altro va
a parlare con Franco Toti. Enrico, scusami, faccio un'intervista in dialetto, dai, così un po', eh? In Arzana. Allora, sbaglio, è un Taranto o è un Taranto dei record questo, Davide? Sì, questo è un Taranto che ha battuto tutti i record, tutti. C'ha imbattibilità del portiere, miglior partite perse, miglior gol presi, più partite vinte sul campo, punti. Invece si parla solo di qualcosa che succede fuori dal campo. Sì, ma questo è il male del calcio. Il male del calcio, perché io lo continuo a dire, ma mi ascoltano poco, forse c'è anche un po' di invidia nel vedere il Taranto lì, e io dico, ci sono delle storie sempre brutte nel calcio d'oggi, le vediamo tutti i giorni. Una volta che si può parlare di un gruppo di ragazzi che gioca veramente per la maglia, che non guarda il denaro, che non guarda in altre circostanze con meno 7 possono succedere cose spiacevoli, invece qua sono arrivati i primi. Però non ne parla nessuno, ma non frega niente, andiamo avanti per la nostra strada. Un grande complimento ai miei ragazzi, hanno un cuore d'oro, abbiamo creato veramente un gruppo di uomini prima che giocatori. Vero, però questo primo tempo della Reggiana non è stato niente male. No, non è stato niente male, merito alla Reggiana, onestamente contro la Ternana li ho visti un po' più demotivati, oggi avevano forse qualche motivazione in più. Qualcosa da farsi perdonare, ce l'avevano, l'hanno messa proprio con noi, forse anche stimolati dal fatto di dover fermarci, non lo so, però dico, la Reggiana ha fatto ottime cose, noi dobbiamo anche tenere presente che abbiamo fatto 4 partite in 12 giorni. Che avete recuperato. Esatto, bravo, questa era la quarta, i primi caldi, questi ragazzi hanno giocato 4 partite, quindi ci poteva stare, ma io a fine primo tempo gli ho detto, loro al secondo tempo staremo un po' meglio con le gambe, poi nel secondo tempo abbiamo avuto l'occasione per chiuderla, più di un'occasione. Bravi la Reggiana, hanno onorato il calcio come deve essere fatto e fine. Se il Taranto viene promosso c'è anche un po' di Reggio. Ciao Davide, grazie. In bocca al lupo veramente, grazie. Ciao, arrivederci. Bene, lascio Davide Dionigi, ragazzi, ero ancora alto, bello, biondo e con gli occhi azzurri, Enrico, quando Davide Dionigi giocava, vabbè, fa niente, mi sono abbassato e sono diventato scuro, non importa, chiudo qui. Allora, salutiamolo anche storica. Noi, Gianni. Sì, ti salutano anche dallo studio perché ti conoscono bene, ti conoscono. Brutto lavoro, quando dice voce storica significa che sei vecchio, te lo dico Gianni, significa che sei vecchio, di modo, andiamo avanti. Senti, parlami di questa partita, no? E poi mi parli di Dionigi, che tu l'hai conosciuto bene, no? Da cronista della Reggiana, da quando lui giocava nella Reggiana in Serie A. Sì, anche se ti dico la verità, sai che lo considerano molto di più un modenese, perché lui ha giocato molti più anni nel Modena che nella Reggiana, è cresciuto nella Reggiana, però i successi, la sua carriera, la sua famiglia di Reggio Emilia, vero? Sì, no, perbacco, è reggiano, suo padre a Reggio, assolutamente reggiano, però da un punto di vista calcistico cresciuto nel Reggiano, esploso nel Modena, quindi lo considerano un modenese. La partita di oggi, ti dico la verità, la Reggiana aveva qualcosa da farsi perdonare, qualcosa di orripilante mercoledì in quelle di Taranto, e allora ha giocato un ottimo primo tempo, mi pare di poter dire un ottimo primo tempo. Nella ripresa io ho detto è andato molto più vicino il Taranto al gol del 2-0 che non la Reggiana all'1-1, perché voi avete abbassato la Saracinesca, abbiamo fatto un tiro da lontano, basta, finito. D'altronde, se Breme, che il portiere meno battuto, ci sarà pure un motivo. Come fate poi a giocare così con i 1000 problemi che hanno questi giocatori, è veramente, come diceva Davide, da sottolineare. Sì, ma a volte è proprio da lì che si prende, sì, la forza. Esatto, no? Hai ragione. La Reggiana è fallita nel 2005 arrivando ai play-off e perdendo la finale con l'Avellino, e dopo 5 minuti siamo falliti, stipendi non pagati e via dicendo. È proprio in quel momento che si fa gruppo. Hai ragione, Gianni. C'è chi dice che Franco Tosi sia il Gianni Sebastio di Reggio Emilia o che io sia il Franco Tosi di Taranto, però lui... Stai tu qua con il sole, il mare e le cozze. Questo che sì. Io a Reggio Emilia col questo senz'altro. Questo quando vuoi sei il nostro ospite, sì, alla grande. Esatto. Però ecco, lui ha visto la Serie A, lui ha avuto allenatori come Ancelotti, insomma, partito da Reggio Emilia. È un reggiano puro sangue, ha allenato la Reggiana, l'ha portata in Serie A, poi dopo ha detto ciao grazie vado al Milan. Anzi no, prima ha detto ciao grazie vado al Parma, e non l'abbiamo più salutato per circa un anno. Sa, ti puoi immaginare la rivalità Reggio-Parma. Però sì, se vuoi sapere, forse l'allenatore più amato a Reggio Emilia da un punto di vista del gioco è stato innanzitutto Mircea Lucescu in Serie A. Lucescu è stato il primo, Ancelotti è stato veramente il più amato a livello affettivo, perché ti puoi immaginare, è un reggiano. Del Taranto di oggi chi ti prenderesti nella Reggiana?
dunque quanti ne posso prendere? Allora, no, personalmente io mi prendo i tre là di dietro, io ti dico la verità. Sosa, Prosperi, Di Bari, ma non c'è Colì, è infortunato che è ancora... Colì l'abbiamo già avuto, perché Colì tu sai benissimo che abita a Reggio Emilia, cavola di Toano, è cresciuto... Sposato con una reggiana. Sposato con una reggiana, abita a Reggio Emilia prima di andare alla Cremonese e poi qui. No, no, beh, ovvio, se ci fosse Colì ci sarebbe anche a livello affettivo. Quei tre di dietro per me sono veramente mostruosi, te l'assicuro, sono impressionanti i tre là di dietro. Poi considera che tu oggi avevi... non voglio dire il centrocampo di riserve o quasi, insomma non era proprio il centrocampo classico eccetera, turnover voi ne avete a disposizione, nulla da dire, oggi ha vinto la squadra più forte per il semplice motivo che quando tu giochi bene non riesci a fare gol, significa che gli altri sono bravi. Mangiato il pesce, Gianni, mangiato il pesce. Oh, ci mancherebbe altro, ieri e oggi. Gianni, sì, dimmi, chiedi un attimo Franco Tosi, sì, perché vuole dire qualcosa a Gianni Cristina. Giovanni, sì, domanda un attimo al maestro Tosi. Gli do l'auricolare, sì, c'è dallo studio. Dimmi tutto. Maestro, sono Gianni Cristina, buongiorno. Ciao Gianni. Senta, volevo domandarle, secondo lei... Mi danno del lei, vuol dire che sono vecchio? Secondo lei, i maestri bisogna dare del lei. Secondo lei, più forte la Ternana o il Taranto? No, beh, non ho il minimo dubbio, assolutamente il Taranto, ma non ho il minimo dubbio, ma per un motivo molto semplice, ma guarda la rosa, ma vi rendete conto che avevate voi in panchina oggi, sbaglio o fuori c'era Bradaschia, c'era Rantier, c'erano giocatori come Sciaudone, ma non esiste, Giorgino Tribuna, Colì a vedere la partita della Tribuna infortunata, ma non ho il minimo dubbio, assolutamente. Poi hai, mi piace il Girardi alto, il Chiaretti veloce, il Alessandro che è un giocatore che va e viene, fa anche la fascia come Antonato, non c'è paragone sotto questo punto di vista. Grazie mille. Un ultimo dato statistico, oggi ha giocato il ragazzo più giovane allo Iacomoni in questo campionato, è Eric Panizzi, 1994, mai nessuno in questo campionato ha calcato lo Iacomoni più giovane di Panizzi. È un ragazzo reggiano puro sangue, ti posso dire che la Sampdoria è già arrivata e ha detto ragazzi c'ho due soldi se me lo volete dare e noi glielo abbiamo dato. Il calcio è così. Grazie Franco, buon rientro di cuore. È tutto dallo stadio Iacomoni, se non hai altre domande. Andiamo dall'Alberto Zauli. Sì, lo lasciamo a Franco Tosi naturalmente che viene da Reggio. Da Reggio. Se Franco è d'accordo possiamo mettere il microfono? Possiamo? Perfetto, sì, grazie. Il collega di Studio 100 di Taranto. Io direi, diamo 7 alla Reggiana del primo tempo e 6 alla Reggiana del secondo tempo per via dell'impegno che ce l'ha messa tutta fino in fondo. Sì, penso sono soddisfattissimo perché siamo venuti a giocare con una squadra che oggi compie il 23esimo risultato utile, quindi è in piena lotta per i playoff, quindi è in pieno campionato, si giocherà la promozione tra qualche giorno. Penso che noi il primo tempo ottimo, veramente ottimo, siamo passati addirittura in svantaggio senza che il Taranto ci avesse veramente impensierito, creando noi diverse palle gol, ma giocando, cambiando gioco, andando in sovrapposizione, quindi sono veramente contento dell'approccio mentale della squadra, voleva a tutti i costi salvarsi sul campo ottenendo dei punti qui, non ci siamo riusciti, però ancora una volta devo dire grazie a tutti i ragazzi perché hanno dato il massimo, non è bastato per fare risultato qua, però la prestazione, la prova d'orgoglio, la voglia di uscire con i punti conquistati sul campo oggi è stata evidente. E adesso arriva la domanda che tu ti aspetti, perché tutto ciò non è stato possibile 3 giorni or sono in quel di Taranto contro una squadra che sulla carta è inferiore, perché il Taranto in campo è davanti alla Ternana, cos'è successo? Ma è chiaro che quando tu vai sotto dopo 18 secondi la partita prende una piega in una certa maniera e quindi l'abbiamo un po' subita, oggi sono stati anche dei rientri importanti, insomma a Terni giocavamo con un 94, 2,92 a centrocampo, cioè non è perché sono ragazzi molto validi, ma è chiaro che quando tu incontri squadre del genere sotto l'approccio mentale, sotto l'esperienza e sotto anche il profilo fisico non possono essere ancora oggi all'altezza di questi giocatori importanti in Serie C e quindi abbiamo forse pagato anche un po' quello, oggi è rientrato Iraci, il centrocampo è quello che ci ha tolto delle soddisfazioni nel recentissimo passato, Fedi e Gurma hanno fatto una grandissima partita, dietro abbiamo vinto tanti uno contro uno contro signor giocatori della categoria, quindi oggi mi dispiace solo perché i ragazzi non sono stati gratificati dal risultato e secondo me l'avrebbero ampiamente meritato. Domanda comune a tutti, ma che caldo faceva oggi?
Oggi era agosto, da noi è uscito il sole a Reggio Emilia, ma non un caldo così, quindi mi hanno stupito anche sotto l'aspetto fisico, perché abbiamo fatto 90 minuti fino alla fine attaccando con i due terzini contemporaneamente, a un certo punto addirittura con Arati e Sperotto sempre fino alla fine, una grande aggressività in mezzo al campo, e quindi sono contento sotto tanti punti di vista. Poi oggi è una giornata importante per noi, perché ci aspettavamo di salvarci domenica prossima, invece ci siamo salvati con una giornata d'anticipo che è molto importante, e sicuramente mi verrà chiesto sicuramente che è stato perché gli altri hanno perso, ma vuol dire che i punti fatti noi li abbiamo conquistati prima degli altri, quindi la salvezza della Reggiana è ampiamente meritata. E allora fin qui il tecnico della Reggiana, Lamberto Zauli, che ricorderete con la maglia del Palermo in Serie A.